Calcio a scuola con i ragazzini e da lì in mia piccola città c'era una squadra di maschi e loro mi hanno chiesto di andare a giocare con loro, quindi da 7-8 anni quella era la mia prima squadra. In Scozia devi iniziare a giocare con le femmine a 12 anni, quindi a 11 anni mia mamma ha detto boh, dobbiamo iniziare a trovarti una squadra di femmine, quindi da lì sono andata alla squadra più vicina a casa mia. Ho giocato lì un anno e un'altra squadra mi è venuta a trovarmi, che era un po' più alta. E da lì ho iniziato anche a giocare in nazionale, l'under 15 e tutte le cose regionali. Bari, sono ero lì 5 mesi, nel periodo dove mi hanno chiesto di andare sono appena tornata da un infortunio da 3 anni, quindi avevo pensato che devo giocare, quindi ho deciso di andare lì perché il campionato in Scozia è appena fermato, quindi per me era solo di giocare, quindi 5 mesi lì a giocare è andata bene, e da lì da Magnacco mi hanno chiesto di venire qua e credo che è cresciuto tanto in quegli 3 anni. Una delle cose più belle che piace a me è che tutte le ragazze che giocano in nazionale giocano qua in Italia. E in Scozia c'è il 95% delle ragazze giocano estero, quindi è un po' diverso il campionato. Quindi sono sulla strada giusta in Italia. Quella che ho giocato contro, la stessa Ragamma, sempre una partita, una battaglia, vuol dire. Sì, lei legge la partita bene, posizione, è sempre una partita difficile contro di lei. Fuori campo è una ragazza timida, se non conosce è una ragazza che è tanto alla famiglia e alle amiche, tatuaggi, musica, famiglia, non so. Noi è un gruppo difficile, abbiamo una Svizzera anche con loro che sono delle squadre forti, ma noi ci proviamo, quindi dobbiamo vincere ogni partita, perdiamo punti ovunque, quindi abbiamo giocato adesso 2 in meno, ma siamo terzi nel gruppo. Ad aprile compriamo Polonia e anche la Svizzera, quindi lì sarà 2 partite importanti, ma noi crediamo che possiamo. In questo momento sto pensando solo a fine di questa stagione e poi vediamo cosa succederà, ma mi piace stare in Italia, sì, non ho entrato in italiano per niente, anche se nessuno mi capisce. No, sì, poi a un certo punto credo che arriva il momento di andare a giocare in estero, sì. Se poi il prossimo anno o tra 5 anni. Non so, vediamo cosa succede.